Bentrovati ad una nuova puntata. Apriamo parlando di Caccia Village, il salone della caccia e del tiro che ha fatto registrare anche quest'anno numeri importanti e ha visto la presenza tra gli altri dell'ambito territoriale di caccia Perugia 1, ma sentiamo di più con Rossana Furfaro. Bilancio più che positivo quello di Caccia Village, salone nazionale della caccia e del tiro a volo più grande del centro-sud Italia, che chiude la sua 12ª edizione con oltre 30.000 visitatori nei 3 giorni dell'evento e un picco di 14.000 presenze il sabato. Siamo felicissimi, tantissima gente, abbiamo ben gestito quelli che sono gli ingressi, abbiamo il piacere e l'onore di ospitare il ministro, che assolutamente la valorizzazione della selvaggina per il Caccia Village, ma per noi cacciatori è chiaramente una priorità. C'è la possibilità anche grazie alla FITAP di poter provare i fucili, perché abbiamo 14 linee di tiro a 200 metri. Al centro fieristico Umbria Fiere di Bastia Umbra, gli appassionati e professionisti dell'attività venatoria hanno potuto scoprire le novità del settore tra gli oltre 300 espositori con le ultime tendenze in termini di attrezzature, prodotti e servizi e partecipare anche ad eventi e dibattiti, spettacoli e cooking show, corsi gratuiti ed esperienze rivolte al cacciatore moderno che guarda sempre più alla sostenibilità ambientale e dialoga con gli agricoltori, anche grazie al lavoro che le associazioni di categoria svolgono quotidianamente sul territorio. Io credo che un guardiano del territorio, dell'ambiente come il cacciatore ce ne siano pochi, perché per noi senza la natura, senza il territorio, senza i boschi non esiste la caccia, dunque siamo i primi che cerchiamo di mantenere il territorio. Adesso andremo anche nelle scuole insieme alle associazioni ambientaliste che fanno parte del comitato di gestione, perché poi ci stanno dentro, dunque andremo a far conoscere che il cacciatore non è come qualcuno pensa, che vuole male all'animale, no, non è così. Ecco, dunque cercheremo di fare in qualche maniera, specialmente con gli agricoltori, il nostro futuro è quello, altrimenti non vinceremo sicuro. Caccia Village è un evento che ha saputo negli anni conquistarsi un pubblico variegato e trasformarsi in una vera e propria festa. Da un lato addetti a lavori appassionati, dall'altro tanti curiosi e buongustai, con intere famiglie che quest'anno per esempio hanno riempito l'area food truck per una gustosa pausa pranzo, dove a essere saltata è stata non solo la carne ma l'enogastronomia in generale. La sede dell'agenzia Sintesi a Perugia ha confermato la sua vocazione di luogo aperto alla città e al sociale, ospitando 2 appuntamenti molto significativi. Vediamo. Conferma la sua vocazione come luogo d'incontro aperto alla città, nel quale trovano spazio le arti e il sociale a fianco al business, la sede di Sintesi a Perugia, che ha infatti ospitato nella stessa giornata 2 appuntamenti, a cominciare dalla presentazione della ricostituita associazione donatori di midollo osseo Umbria, per poi lasciare spazio a un incontro informativo sul welfare aziendale. Oggi proprio incarniamo lo spirito per cui nasce questa struttura polivalente, dove è un connubio fra business, affari, lavoro e sociale. Ecco, oggi abbiamo proprio completato e chiuso un cerchio, perché questa mattina abbiamo avuto una conferenza stampa partecipata, bella, lunga, ricca di spunti, dove è stata presentata la neo ricostituita ADMO, poi vissuto una giornata meravigliosa con i nostri clienti, raccontandogli quello che è il mondo del welfare. Il welfare dunque, che fa il suo ingresso nelle realtà aziendali italiane nel 2016, sempre più può rappresentare un valore aggiunto e nel quale il gruppo Unipol vanta una significativa esperienza. Oggi rappresenta per noi un fattore, diciamo, di successo, un fattore competitivo per le aziende a cui ci rivolgiamo da un punto di vista sia della parte del comparto assicurativo con la forza del gruppo, soprattutto nel comparto salute, con l'Unisalute che è la nostra, diciamo, compagnia nella compagnia che si occupa solo e soltanto del comparto salute, e anche tutta la parte, diciamo, del ramo vita, con delle coperture per casi di premorienza o di non autosufficienza, e tutta la parte anche della gestione dei flexible benefit o delle tasche dei fringe per attraverso WillBe, la nostra piattaforma.
solo alcuni contratti collettivi di lavoro hanno introdotto obbligatoriamente il welfare, in tutti gli altri casi è opzionale, ma rimane certamente uno strumento importante per promuovere il benessere dei dipendenti. Quello che noi facciamo è cercare l'autoassunzione di responsabilità da parte delle aziende, quindi in questo caso non c'è obbligo, ma volontà di voler creare un ambiente migliore in seno alla propria attività per poter fidelizzare e rendere un ambiente di lavoro più accattivante, più in linea con quelle che sono le aspettative dei lavoratori. Unisalute, che è la maggior compagnia italiana per quanto riguarda la malattia, e indubbiamente è la numero uno, perché ci sono addirittura in Italia 53 fondi e Unisalute, fondi malattia, Unisalute ne rappresenta 51. Dunque possiamo dire che è sicuramente la leader nel mercato. Primo check-up per il tavolo di lavoro istituito lo scorso anno per giungere a un'interpretazione univoca delle norme contenute nel testo unico governo del territorio per l'Umbria, la legge regionale che disciplina in materia di urbanistica ed edilizia. Vediamo cosa è emerso con Nicola Torrini. Sono stati presentati i primi risultati del tavolo di lavoro istituito lo scorso anno per giungere a un'interpretazione univoca delle norme contenute nel testo unico governo del territorio, la legge regionale che disciplina in materia di urbanistica ed edilizia. Fino a poco tempo fa accadeva infatti che stesse identiche norme venissero interpretate e applicate diversamente in ogni comune, che ci fossero norme regionali in conflitto e contraddizione con quelle nazionali e che ci fossero norme poco chiare ed incerta interpretazione, con tutti i ritardi e problemi che ciò ovviamente comportava, anche a livello legale. Per risolvere tali criticità, su proposta della Rete delle Professioni Tecniche dell'Umbria, in particolare dei Collegi dei Geometri di Perugia e Terni, è stato istituito alla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia un tavolo di confronto tra gli stessi tecnici, i comuni umbri e la Regione Umbria, che in questi mesi di lavoro è già riuscito a chiarire buona parte delle norme che presentavano problematiche. È impossibile che una norma regionale venisse applicata in modi diversi nei vari comuni che compongono il nostro territorio. Siamo arrivati al punto che non è importante più qual è l'interpretazione, l'importante è che l'interpretazione sia una per tutti, cioè i professionisti non possono chiedersi, quando hanno un contatto con il loro cliente, in che comune deve essere risolto il loro problema, deve essere sviluppato il loro progetto. Era diventata una situazione insostenibile. Non abbiamo finito, abbiamo solo cominciato, ci sono tante altre cose, però era ora che davamo qualche segnale di cose risolte. Abbiamo inteso ritornare un pochino all'antico, come si faceva una volta. Il segretario generale del Comune di Perugia faceva una lettura comune insieme a tutti i responsabili degli altri comuni e si decideva come interpretare le norme. Questo è un modo più evoluto di farlo, cioè evitiamo che ogni comune interpreti la norma in modo diverso. Con una circolare complessiva andremo a puntualizzare. Abbiamo fatto delle variazioni normative per il testo unico dell'urbanistica e dell'edilizia. Devo dire oggi con grande soddisfazione stiamo concludendo questa fase e ovviamente da qui in futuro rimarrà questa collaborazione strutturata in qualche modo. Siamo arrivati, secondo me, anzitutto ad un obiettivo molto importante, che è stato quello di costruire questo tavolo di confronto molto utile e molto istruttivo per tutti. Una sinergia che è indispensabile per affrontare le problematiche e soprattutto per risolverle in maniera comune e soprattutto nell'intento di offrire un servizio a comuni a rispondere alle esigenze delle nostre comunità. La Molini Popolari Riuniti ha approvato il bilancio consuntivo relativo al 2023 durante l'Assemblea Generale dei Soci. Nonostante un quadro economico e internazionale complesso, la cooperativa rafforza i settori di mangimistica e panificazione, come ci racconta Rossana Furfaro.
si è svolta a Umbertide, nella sede della cooperativa, l'annuale assemblea dei soci della Molini Popolari Riuniti per l'approvazione del bilancio 2023. Un bilancio che va analizzato tenendo conto anche dell'anno 2022, caratterizzato dall'impennata inflazionistica, dalle conseguenze del conflitto in Ucraina e dai prezzi energetici fuori controllo che hanno portato a una perdita di marginalità prima e successivamente a un importante recupero nel 2023. Seppure il fatturato nel 2023 è calato, attestandosi a circa 91 milioni di euro, a causa del crollo del prezzo dei cereali e dei mezzi tecnici, c'è stato un risultato molto positivo sul fronte della gestione caratteristica, con un rafforzamento delle principali attività legate alla trasformazione, quindi mangimistica, molitori e panificazione. Nella mangimistica siamo tornati a dei volumi prossimi ai record stabiliti nel 2021. Quindi una produzione di circa 1.070.000 quintali, un trend molto positivo da questo punto di vista, grazie anche alle reti commerciali, sia delle rivendite che degli allevamenti. Nell'ambito della molitoria, pur avendo ridotto le produzioni, abbiamo consolidato invece il risultato da un punto di vista dell'EBIT, del reddito operativo. Nella panificazione abbiamo avuto un ottimo exploit, dovuto principalmente al riconoscimento a valle dei prezzi di cessione Conqui. Questo ci consente di essere nel settore della panificazione uno dei top player a livello nazionale, sicuramente un punto di riferimento per il centro Italia. La Molini Popolari Riuniti è dunque una cooperativa in salute. Il reddito operativo si attesta sui 2,7 milioni di euro, pari al 3% dei ricavi, mentre il cash flow prodotto ammonta a 4,6 milioni di euro, in netta crescita rispetto all'anno precedente. Nel 2023 particolare attenzione è stata data ai soci che hanno dovuto affrontare una campagna cerealicola estiva problematica. Ai fenomeni inflattivi, infatti, si sono aggiunti fenomeni climatici che hanno compromesso la qualità e la quantità del raccolto. La cooperativa ha comunque rappresentato un porto sicuro accogliendo il cereale che, seppur non idoneo per la molitoria, è stato assorbito dal settore mangimistico. Grazie al nostro essere filiera, abbiamo voluto dare delle risposte concrete ai nostri soci agricoltori, valorizzando dei contratti di filiera, riconoscendo delle premialità incentivanti e anche con l'approvazione del regolamento di cereali in assemblea dei soci abbiamo voluto dare un contributo tangibile e diretto ai nostri soci agricoltori, riducendo il costo di stoccaggio. Quindi sono cambiati i regolamenti, dando maggiori possibilità anche di scegliere la forma di conferimento, e vogliamo sostenere l'attività dei soci attraverso una riduzione dei costi di stoccaggio. Assemblea annuale anche per l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Perugia, occasione per condividere una visione di futuro di questa professione e le strategie per renderla sempre più contemporanea. Si è rinnovato l'annuale appuntamento con l'Assemblea Generale degli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Perugia, occasione per l'approvazione del rendiconto di gestione annuale chiuso nel 2023 con un avanzo di 8.900 euro approvato all'unanimità dai presenti, ma soprattutto per condividere la visione di futuro della professione e le strategie da mettere in atto per renderla sempre più contemporanea. È un periodo molto particolare di transizione, di forte evoluzione per la nostra categoria professionale, perché il governo si sta già approntando, sono usciti già 8 decreti legislativi e 5 sono in esame alle commissioni parlamentari in materia di riforma fiscale, che per noi è un po' il passaggio dal commercialista tradizionale al commercialista 2.0. con nuove competenze, con nuove attribuzioni, con una nuova centralità, perché dobbiamo puntare un po' a recuperare l'appeal nei confronti dei giovani che recentemente si sono allontanati non solo dalla nostra categoria professionale ma dalle libere professioni in genere. La figura del commercialista tradizionale, quello che è chino sopra la scrivania a registrare montagne di fatture, fa parte un po' del ricordo del passato. Invece il commercialista 2.0, come dicevo, è un commercialista che deve svolgere quel ruolo sociale importantissimo di interfaccia tra le istituzioni e il mondo delle imprese e dei lavoratori autonomi.
Abbiamo dei segnali positivi perché il numero degli iscritti come tirocinanti è cresciuto rispetto a quello dell'anno scorso. Quest'anno ci sono iscritti 33 nuovi giovani laureati che vogliono intraprendere il tirocinio di 18 mesi per poter dopo sostenere gli esami di abilitazione. È un dato incoraggiante, chiaramente lontano da quello che era il dato di 10 anni fa, dove erano oltre 70 gli iscritti annualmente. Però questa inversione di tendenza per noi è estremamente positiva. Ecco, anche un'occasione per condividere gli indirizzi nazionali della professione. Sì, devo dire che il nostro Consiglio nazionale si sta muovendo benissimo, ha un'interlocuzione validissima con tutti i driver della nostra politica e devo dire che tramite questa interlocuzione sono venuti fuori dei provvedimenti che danno autorevolezza alla nostra categoria e ci fanno proprio ben sperare per il futuro. Mi riferisco ad esempio all'equo compenso, ma anche a quelle attribuzioni e prerogative che riguardano la cooperative compliance, il tax control framework. Sono tutte attribuzioni dove noi siamo chiamati ad avere un ruolo fondamentale. Riscaldamento, condizionamento, trattamento acqua e wellness. Forte di un'esperienza pluriventennale, l'azienda Manutec di Ponte Valle Ceppi di Perugia è specializzata nell'installazione, assistenza tecnica e riparazione di caldaie e condizionatori. Parole d'ordine: professionalità, competenza, disponibilità e rapidità. Manutec è a Ponte Valle Ceppi di Perugia in via dei Mestieri 9. È stata un trionfo l'edizione 2024 della Grifonissima, la gara podistica della città di Perugia, con circa 3.000 partecipanti. Anche quest'anno il gruppo Grifo Agroalimentare è stato a fianco dell'evento come sponsor tecnico. Sport, sole, sorrisi. 3S e oltre 3.000 persone partecipanti hanno segnato la 43esima edizione della Grifonissima, la più importante corsa podistica della città di Perugia, organizzata dall'associazione Avanti Tutta Onlus, a cui il Circolo Unicredit si è affidato da 2 anni per continuare a dare vita ad un evento che promuove sport e prevenzione. Come fa il gruppo Grifo Agroalimentare, ancora una volta sponsor tecnico dell'evento? Uno sponsor tecnico che però viene, come dire, individuato da chi ci conosce come una cooperativa che non solo opera nel mondo dello sport ma nel mondo del sociale. Grifonissima è l'occasione che ci permette anche di collaborare ulteriormente con l'associazione Avanti Tutta, il compianto Leonardo Cenci, che come sapete organizza manifestazioni che riguardano molto spesso, diciamo così, non solo eventi culturali ma eventi sportivi, per il quale ci sono dei connubi tra alimentazione, sana alimentazione e sport. Insieme possiamo far cose buone e che fanno bene a tutti. Avanti Tutta ci vuol provare con tutte le sue energie. Avanti Tutta. E a proposito di cose buone, molto apprezzato è stato il latte protein, una bevanda ottenuta da latte scremato e a lunga conservazione, messa a disposizione degli atleti a fine gara.
bevanda iperproteica, sia per gli sportivi ma anche per le persone che non fanno sport, quindi anche per le persone magari in là con l'età che hanno bisogno di, come dire, rimpinguare quelli che sono gli apporti proteici della dieta. Una bevanda trasversale, insomma, un po' come la Grifonissima, ogni anno sempre più partecipata da persone di tutte le età. Iscritti alla Grifonissima 550, tramite scuola circa 800 e iscrizioni individuali più di 1000, quindi complessivamente un bel numero. Poi oggi, quando è così, si affiancano anche persone che non hanno iscrizione, che va bene lo stesso, e vedete la festa che c'è, quindi direi più che soddisfatti. Possiamo dire che Grifolatte e Grifonissima è un rapporto che è nato tanti anni fa e che continuerà nel tempo, finché ci saremo noi, finché ci sarà la Grifonissima. Al Quasar Village di Corciano è stato inaugurato il nuovo Pet Store Conad adiacente all'ipermercato e per l'occasione è stato realizzato un programma di attività. Nello stesso weekend il centro commerciale ha ospitato l'esposizione di auto della Coppa Perugina e la Fiera del Disco. Vediamo tutto nel nostro Focus Aziende. Con 1 o 2 giorni di eventi è stato inaugurato all'interno del centro commerciale Quasar Village di Ellera di Corciano un nuovo grande pet store Conad, una vasta area di 360 metri quadrati adiacenti all'ipermercato Spazio Conad che impiega 6 addetti e offre migliaia di prodotti per animali ma anche una vasta gamma di servizi quali toilettatura, angolo ristoro per cani, incisioni medagliette, bacheca annunci e bilancia per cani. Il Pet Store Conad è anche dotato di box per donazioni di alimenti a canili e gattili locali. L'unico format Conad che ancora mancava all'interno della struttura, il Pet Store, va quindi a completare l'offerta al cliente del Quasar Village. Pet Store con più di 18.000 referenze di cane, gatto, uccelli e roditori, tutti i mangimi completi e gli accessori per animali. In più abbiamo un servizio toilettatura all'interno dello stesso Pet Store in collaborazione con l'azienda Fido Pulito e un servizio di lavanderia a gettoni per i nostri clienti. Come sempre metteremo il nostro impegno in termini di qualità e di posizionamento prezzi su quello che è l'offerta al cliente, stando sempre attenti ad offrire dei prodotti comunque di alta qualità ad un prezzo altamente concorrenziale. Per festeggiare l'apertura del nuovo Pet Store abbiamo organizzato una serie di eventi per i nostri clienti. Il sabato abbiamo avuto dei ritrattisti che hanno regalato ai nostri clienti il ritratto con il proprio cagnolino e sabato pomeriggio invece abbiamo fatto delle prove di obedience proprio perché il nostro centro commerciale chiaramente è pet friendly, quindi ci interessa anche educare i propri animaletti alle giuste regole nel muoversi all'interno del centro commerciale, quindi cerchiamo di istruire anche i cagnolini. E poi il sabato pomeriggio in collaborazione con lo Spazio Bimbi abbiamo fatto una serie di eventi quali Trucca Bimbi, Baby Dance. In concomitanza con l'apertura del nuovo Pet Store Conad, nello stesso weekend il Quasar Village ha anche ospitato nell'area esterna 2 grandi eventi, quali la ormai tradizionale Fiera del Disco, con stand espositori da tutta Italia, e la 35esima edizione della Coppa Perugina, che ha portato al villaggio una straordinaria esposizione di auto storiche. La Molini Fagioli di Magione, azienda specializzata nella produzione di farine artigianali, ha fatto il suo debutto a Cibus, il Salone Internazionale dell'Alimentazione in scena a Parma. Vediamo com'è andata per la nostra rubrica Focus Aziende. La Molini Fagioli ha debuttato con successo a Cibus. Per l'azienda di Magione, specializzata nella produzione di farine artigianali, è stata infatti la prima partecipazione al Salone Internazionale dell'Alimentazione di Parma, evento di riferimento del settore agroalimentare italiano. Un'occasione importante per far conoscere la filosofia dell'azienda e i prodotti che nascono da un lavoro accurato e sostenibile che pone grande attenzione alla qualità, dalla scelta delle materie prime fino al prodotto finito. Abbiamo portato l'Umbria
diciamo come nostro sempre fiore all'occhiello. Abbiamo parlato di agricoltura umbra, di agricoltori umbri, di farine umbre, di filiera unica certificata a residuo zero, veramente che sta diventando sempre di più un tratto distintivo per la nostra azienda, per Molini Fagioli, ma per la nostra regione stessa. Tanti visitatori italiani che confermano il lavoro che stiamo cercando di fare portando appunto la nostra regione, l'eccellenza della nostra regione al di fuori del nostro territorio, ma incredibilmente, nonostante fosse la prima apparizione di Molini Fagioli in questo evento, tanti distributori importanti esteri. Ad accompagnare l'attività di Molini Fagioli dunque la continua ricerca della qualità su cui l'azienda investe sia in termini di strumenti che di personale. Il nostro lavoro è quello di ricerca e sviluppo, ma posso dire che abbiamo anche gioco abbastanza facile, perché la qualità dei grani con i quali abbiamo realizzato le nostre farine ci consente veramente una facilità di esecuzione notevole. Devo dire che anche qui a Cibus, come nelle fiere passate, Identità Golose, Sigep prima, abbiamo realizzato prodotti da forno che la gente percepisce come di altissima qualità. Durante la fiera, panificatori e pizzaioli di Zero d'Avanguardia hanno permesso ai tanti visitatori di degustare prodotti da forno realizzati con farine OIRZ, origine Italia residuo zero, di Molini Fagioli. I Zero d'Avanguardia sono un gruppo di persone come me che nasce da Molini Fagioli per un progetto legato al territorio, legato al grano, legato all'agricoltura e per proporre prodotti agricoli. Abbiamo la possibilità di fare queste giornate che Molini Fagioli ci regala per esporre la nostra realtà e la nostra filosofia di lavoro, che questa è la cosa più importante. Prendere la materia prima e saperla trasformare nella maniera più giusta possibile, in modo tale che arrivi al cliente un sapore sano, genuino e agricolo. La partecipazione di Molini Fagioli a Cibus si è impreziosita di una collaborazione con la cantina Goretti di Perugia, a dimostrazione dell'importanza di fare squadra nell'idea di promozione integrata di un territorio e delle sue eccellenze. Questo connubio è sicuramente nato da una grande amicizia, perché l'amicizia diciamo sempre muove il mondo. E perché no, esaltare insieme le ricchezze della nostra regione e del nostro territorio. Quindi due mondi diversi, ma sicuramente che si sposano nell'eccellenza e negli abbinamenti, perché come oggi fare delle pizze così particolari in abbinamento ai nostri vini. Dalle pizze più leggere, più fresche, con il nostro grechetto bello fresco, fruttato, proprio appena imbottigliato poche settimane fa. Da pizze un pochino più corpose, quindi mettendo dei salumi, dei formaggi un po' più strutturati e quindi andando ai nostri vini sicuramente di struttura che vengono dal nostro territorio di Perugia ma anche di Montefalco, quindi anche a un bel sagrantino con una pizza, perché no? Montefalco, capitale dell'equitazione, con l'Alcira alle Lame Sagrantino Show Jumping 2024 alla nona edizione. Oltre 800 i binomi provenienti da più di 30 nazioni nel concorso internazionale di salto ostacoli organizzato dal centro equestre Le Lame Horses Sporting Club, e ce ne parla Nicola Torrini. Montefalco è tornata a essere la capitale dell'equitazione con la Sciera Le Lame Sagrantino Show Jumping 2024, il concorso internazionale di salto ostacoli arrivato alla sua nona edizione, organizzato dal centro equestre Le Lame Horse Sporting Club sotto la direzione della famiglia Zampolini. 8 giornate di gare, 2 settimane consecutive di CSI 4 stelle in cui si sfidano cavalieri e amazzoni di altissimo livello, per un totale di oltre 800 binomi provenienti da più di 30 nazioni.
questa è una delle manifestazioni più grandi, cioè più quotate che ci sono in Umbria, che porta per due fine settimana i grandi nomi dell'equitazione qui a Montefalco. Ed è un vanto per la nostra regione, oltre che per la regione, ma anche per tutti coloro che hanno attività ricettive qui intorno, perché incominciano a girare sulle 1500 persone, che non sono poche, per un bacino come Foligno. Sicuramente per noi italiani è un onore ogni anno poter far parte di questo fantastico show, specialmente perché organizzato in un contesto di altissimo livello ed è di preparazione a Roma, Piazza di Siena. Che dire, grazie alla famiglia Zampolini che ogni anno ci mette a disposizione due concorsi di grandissimo livello. Un evento che ha una grande rilevanza internazionale, siamo un concorso ippico più importante in Europa in svolgimento attualmente e con grandissimo orgoglio possiamo dire insomma di avere qui con noi un parterre di cavalieri provenienti da tantissime nazioni del mondo che riconfermano la loro presenza ogni anno e quest'anno in maniera particolare con la vicinanza delle Olimpiadi che si svolgeranno a Parigi tra pochi giorni praticamente. Le gare sono estremamente performanti, sono stati costruiti dei percorsi dal direttore che poi a Parigi andrà a montare le Olimpiadi, quindi abbiamo qui la possibilità per numerose squadre come quella degli Emirati Arabi o dell'Australia di potersi confrontare appunto poi con lo stesso operatore che a Parigi costruirà la gara che determinerà chi è il campione olimpico. This is a fantastic show. Always is a pleasure to be here. Questo è uno show fantastico. È sempre un piacere essere qui. Ma questo è anche uno show differente dagli altri perché è super familiare. L'ambiente giusto per i cavalli. To the riders, to the people to work. Tutti sono molto gentili con i cavalieri, con le persone che ci lavorano. È un po' diverso dai normali spettacoli. Qui tutti pensano ai cavalli ed è un vero piacere essere qui. Everyone is thinking about the horses and it's always is a pleasure to be here. E con questo è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che i servizi andati in onda si possono rivedere su YouTube e vi invito a seguire le attività della nostra agenzia sui social e a visitare il sito www.avinews.it. Da Carla Damo e dalla redazione un buon proseguimento di programmazione.